si è svolta ieri a Pescara, organizzata dalla società podistica Sogeda Manoppello e dalla WISP Abruzzo e Molise, la quinta edizione della corsa di Capodanno in ricordo di Piero, Roberto e Renato. La gara non competitiva di 10 km sul lungomare nord di Pescara è dedicata a Piero De Flavis, podista scomparso in un incidente stradale, Renato Damario, storico dirigente della FIDA Abruzzo, e Roberto Straccia, il giovane studente universitario di Moresco in provincia di Fermo, scomparso proprio dalla riviera nord di Pescara il 14 dicembre del 2011 e ritrovato privo di vita il 7 gennaio del 2012 nelle acque di Bari. Alla manifestazione erano presenti ieri i genitori e la sorella di Roberto Straccia con i rappresentanti dell'associazione In Cammino con Roberto. Grazie per avermi dato queste possibilità e soprattutto ringrazio tantissimo. Quando viene ricordato, voglio dire, quando si ricorda, come ricordate voi qui, bravi, siete bravi. Quest'anno siamo stati in grado per la seconda volta a dare queste borse di studio, avvicinare questi ragazzi al mondo dello sport, perché è un mondo sano, lo sport, specialmente dove non gira tanti soldi, è un mondo molto sano. Al termine, alcuni coraggiosi podisti hanno effettuato il bagno nelle acque gelide del mare Adriatico. Fa freddo? Poco. Poco? Poco. Siamo quasi sotto zero. No, no, è andata bene. Più freddo dentro o fuori? Fuori, fuori, col vento, però è troppo bello. Cioè, ci vuole il fisico? Troppo bello. Ci vuole il fisico per farsi il bagno il primo di gennaio? Ora si sta benissimo. Un giorno dopo la neve voi siete in mezzo all'acqua? Io direi che ci si può anche rituffare, Franco.